Ben ritrovati a Pillole d'Ambiente. L'Associazione Intercomunale Brenta Sicuro e il Forum Regionale Veneto dei Contratti di Fiume vi danno il benvenuto a questa nuova puntata. Pillole d'Ambiente nasce a maggio 2020 per voglia e nel contempo necessità di comunicare in momenti difficili. Oggi inaspettatamente è una realtà consolidata di 65 trasmissioni. A Pillole d'Ambiente trovano libero spazio posizioni che altrove faticano ad esprimersi, e spesso offrendo spunti di riflessione ed ulteriori approfondimenti. All'editore di Radio Science, Rosario Moreno, che ci ospita e diffonde su ben 16 emittenti digitali radio e TV ed attraverso Media Center su Mutina.com, il nostro forte grazie. Grazie anche al gruppo musicale del Five Places, che per noi ha composto la sigla che avete appena sentito e che chiuderà Pillole, Dirty River, ovvero Fiumi Sporchi. Un brano che in modo diretto ci invita ad occuparci sempre di più dei nostri corsi d'acqua, a rispettarli, ad amarli. Ricordiamo che si possono sempre inviare domande scritte rivolte ai nostri ospiti in trasmissione all'indirizzo WhatsApp 347 2305 979. Al termine della diretta, la trasmissione con tutte le puntate sin qui trasmesse si può sempre sui canali YouTube rivedere ed ascoltare. Oggi abbiamo come ospite Matteo Righetto, affermato scrittore e autore di romanzi come Savana Padana e I Prati dopo di noi, solo per citarne qualcuno dei molti di grande successo. Proprio il suo libro dà il titolo al webinar, Savana Padana, la nostra pianura vista con gli occhi di uno scrittore. Ecco, questa è in breve la presentazione. Io a questo punto lascio la parola ad Alessandro. Prego Alessandro. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a Mario Zamboni, presidente di Brenta Sicuro, buonasera al nostro editore Rosario Moreno, che ringraziamo tantissimo per ospitarci ormai da un anno e mezzo su questo network, che è una testimonianza di pluralismo e di informazione, di divulgazione di scienza sostenibile, ecco, di sostenibilità su Radio Science, e ringraziamo l'ospite di questa sera, Matteo Righetto. Ed è un piacere avere un altro scrittore, ecco, in trasmissione. Noi diamo spazio a temi importanti che riguardano soprattutto la tutela dei fiumi e del territorio, ma lo affrontiamo in maniera, come dire, interdisciplinare, privilegiando la complessità, ecco, la gestione, ecco, della complessità, e quindi invitando molti specialisti, dal professor Dal Paus a tantissimi altri. Come dire, soffocati, ma anche grandi esperti, ecco, scrittori, quindi anche cultori della parola. E questa sera abbiamo Matteo Righetto, abbiamo la prossima settimana avremo Gianfranco Bettini, abbiamo avuto Alessandro Tasinato, anche rappresentanti di questa che noi consideriamo questa schiatta, questa nuova generazione di scrittori che si pone, ecco, qui in Veneto come obiettivo anche esplicito, anche nei loro romanzi, la tutela dei fiumi del territorio. E ricordiamo che abbiamo avuto anche, anche qui con noi anche altri scrittori come Paolo, aiuto, Paolo Bene, aiutami Marino, l'autore. Ho un vuoto di memoria in questo momento. Anche tu, vabbè, dai, comunque ne abbiamo avuti diversi. Questa sera appunto abbiamo con noi appunto Matteo Righetto, e il tema è particolarmente suggestivo. Io mi scuso fin d'ora perché purtroppo non potrò restare con voi fino alla fine, anzi dovrò abbandonarvi assai presto, però rivedrò la puntata per intero successivamente. E ecco, la cosa interessante è che uno dei temi che affrontavamo con molti omologhi, ecco, no, di Matteo Righetto, era che
tema che abbiamo visto ricorrente è che molto questa corsa sfrenata verso la modernità, verso il futuro, da molti, da questa cultura che comunque è strutturata, viene spesso declinata come una sorta di dominazione nei confronti dell'elemento acqua. Allora, diciamo, siamo partiti, no, interpretando il mito dei veneziani che addomesticavano i fiumi, li divertivano dalla laguna di Venezia, e questo naturalmente l'interrimento della laguna comprometteva lo sviluppo economico, no, di Venezia, ma poi anche più tardi, anche dopo, anche più, diciamo così, più in tempi più prossimi, anche la stessa, potremmo dire, regime fascista ha avuto grandi fortune proprio anche da quella che possiamo chiamare la redenzione, no, la bonifica integrale delle paludi, e quindi abbiamo compromesso tutto un sistema floridissimo, no, di aree umide, bonificandole per produrre, no, per aumentare la produzione agricola. Ma anche qui, in tempi più recenti, l'imbonimento dei fossi, anzi il turbinamento dei fossi, è quasi diventato una necessità, e infatti pochi giorni fa, per lasciare spazio alle macchine, no? Quindi tutti i fiumi fossi, qualche giorno fa addirittura si arriva al paradosso in cui, qui abbiamo fatto una riflessione sul fatto che c'era qualche nostro vicino che inneggiava e diceva: ma perché questo unico fosso qui che rimane in ambito urbano, stiamo parlando del territorio veneziano, ma perché non viene turbinato anche questo? Insomma, cioè, dappertutto, invece di domandarsi per quale motivo tutti gli altri fossi sono stati turbinati, si domandava questo striscione per quale motivo fosse, rimanesse questo fosso. Ecco, allora io direi, chiederei, come mi dite, poi purtroppo devo abbandonare, ma questa savana padana, no? Questo mito di questo nord-est così florido, questa corsa, questa fregola, no, diciamo così, alla ricchezza, deve per forza passare, no, per sempre attraverso il sacrificio, no, dei fiumi, dei fossi, dei canali. Ecco, il tema, ecco, che potrei suggerire per questa sera. Ecco, io vi ringrazio. Ringrazio naturalmente anche tutti i nostri affezionati spettatori, ascoltatori, e vi saluto tutti quanti. Adesso mi oscuro, ecco, vi seguo, diciamo così, però non potrò partecipare alla trasmissione, e naturalmente faccio i miei migliori auguri per le prossime festività, che siano festività serene e però anche di grande impegno per la tutela dei fiumi e del territorio. Grazie. Grazie Alessandro. Ok, cosa dici Matteo di queste considerazioni, di questo là che ha lanciato il nostro Alessandro? Ma intanto buonasera a tutti, e un caro saluto a te Marino, ad Alessandro e a tutti gli ascoltatori e chi sta seguendo e chi seguirà questo incontro, questa conversazione, alla quale devo dire ho aderito molto volentieri da subito, rispondendo con gioia all'appello di Marino, perché ritengo che questa vostra iniziativa, così come appunto Pillole d'Ambiente, Brent Sicuro, siano delle realtà molto importanti e luoghi di discussione e presidi anche di un ambientalismo intelligente progressista che deve essere fatto conoscere in ogni modo, quindi sono ben contento di poter dare il mio piccolo contributo. Ma Marino, in realtà il là non è uno soltanto, ma sono molti, nel senso che insomma i motivi di discussione e di riflessione proposti in qualche modo da Alessandro sono diversi. Intanto mi verrebbe da dire che non si riesce purtroppo a uscire da questo paradigma per cui si deve per forza passare attraverso il consumo del suolo, sempre. Noi viviamo, anche se io a Padova ci sto poco, perché insomma sto più
sulle Dolomitiche a Padova, però viviamo, possiamo dirlo, in una provincia, quella padovana, che ha il record nazionale di consumo del suolo. Questo è un dato ufficiale, forse non tutti sanno, voi senz'altro sì. E questo consumo del suolo, come si diceva prima, ha a che fare anche con i corsi d'acqua, inevitabilmente, perché io sono cresciuto nell'alta provincia di Padova, ricordo, ma anche insomma, appena fuori città, ricordo da bambino e da ragazzo moltissimi fossi, e fossi che non ci sono più. Quindi il consumo del suolo ha a che fare con il tombinamento, con l'ablazione di questi fossi, e quindi problematiche che non sono soltanto estetiche, ma sono naturalistiche, sono ecologiche e hanno a che fare poi con una serie di interrelazioni biologiche che vengono meno nel nostro ambiente. E tutto questo cosa comporta? Comporta che prima o poi, e questo la gente non lo comprende, che prima o poi tutto questo si rivolterà contro di noi. E già lo sta facendo, perché quando abbiamo frequenti alluvioni che non sono dovute soltanto a eventi climatici estremi, che pure ci sono purtroppo, perché siamo nel pieno di un periodo di grandi e profondi cambiamenti e shock climatici, ma questi allagamenti a cui assistiamo periodicamente in qualunque città italiana riguardano anche una causa specifica, che è il consumo del suolo e la cementificazione e il tombinamento dei corsi d'acqua, dei fossi. Quindi è un problema al quale io tengo moltissimo, ovviamente, e ci riguarda tutti, ci riguarda da vicino. Io poi, al di là di Savana Padana, che fin dalle prime righe si capisce essere un romanzo molto legato ai corsi d'acqua, no? Il Brenta da una parte, il Piovevo dall'altra, ma in realtà, Marino, tutti i miei romanzi hanno tra i protagonisti non umani un corso d'acqua, tutti, e in ogni mio romanzo è presente proprio un fiume o un torrente che in qualche modo fanno anche da perno narrativo rispetto alle vicende umane che si svolgono da quelle parti. Questo per dire che nella mia sensibilità e nella mia cultura e nella mia creatività narrativa il fiume è un elemento fondamentale. Fin da quando da bambino, studiando la preistoria, ho scoperto che le antiche civiltà si sviluppavano lungo un corso d'acqua. E quindi sono sempre stato molto legato ai fiumi della mia terra, ai fiumi veneti soprattutto, ognuno con delle caratteristiche proprie, ognuno con i propri incroci di civiltà, con l'attraversamento di culture diverse, con la propria biodiversità. I fiumi sono vivi e noi dobbiamo renderci conto che questa vita va mantenuta, va salvaguardata, perché se noi togliamo la vitalità e la vita biologica che hanno i fiumi, inevitabilmente facciamo del male a noi stessi e togliamo un po' di vita a noi. È come perdere un braccio, perdere un fiume, è come perdere una mano, perdere un torrente. E di conseguenza questa sensibilizzazione va operata, va fatta, va divulgata ogni giorno, e per questo io vi ammiro tanto e vi faccio i complimenti, perché il lavoro e l'impegno che dimostrate voi ogni giorno è davvero straordinario, e per questo ribadisco, sono molto contento di poter essere qui con voi. Io avevo anche fatto, pensate un po' quanto io tengo i fiumi, io 3 anni fa, prima del Covid, avevo anche ideato e ho fatto il direttore artistico di una rassegna culturale a Noventa Padovana presso Villa Valmarana, che si chiamava proprio Flumina, cioè i fiumi in latino. E i fiumi perché erano proprio il simbolo di quello che io volevo fare, invitando degli scrittori e degli intellettuali a ragionare sull'ambiente e sul territorio locale, che poi inevitabilmente ha dei riflessi anche sul territorio più ampio, con degli orizzonti più lontani, perché il locale è sempre in qualche modo legato e correlato anche al globale. Quindi ecco, questo era il significato che avevo dato a questa rassegna, poi purtroppo non si è più fatta per via dei problemi che tutti conosciamo legati alla pandemia, però insomma è chiaro che io sono sempre stato molto legato ai fiumi e questo volevo dire.
Matteo, Marino, io vi ringrazio, mi scuso, io spero di incontrarvi entrambi al più presto, devo andare, ma grazie ancora Matteo di essere stato qui. Grazie. Ciao, ti saluto. Grazie a te Alessandro, buona serata. Sì, riallacciandomi a quello che tu hai già anticipato, parlando dell'incipit del nostro libro, che è questo che vediamo, leggo un fiume a nord e un fiume a sud, il Brenta da una parte e il Piave dall'altra, due corsi d'acqua che stringono a tenaglia una terra piatta, umida e tignosa, dove il freddo invernale è malefico e l'afa d'estate mortifera. Quindi qua abbiamo già inquadrato il nostro mondo, il nostro territorio, la nostra terra. E una domanda che vorrei farti, ma se vivessimo in un territorio diverso, al di là dell'ambientazione ovviamente diversa, probabilmente staremmo a ragionare in termini anche molto diversi dal punto di vista del comportamento, cioè questo ci ha condizionato, questo volevo dire, in tutto quello che noi facciamo e siamo, positivamente e negativamente, quindi consumo di suolo dal punto di vista negativo, ma avere questi corsi d'acqua che tagliano il territorio, che in realtà secondo molti, rispetto, secondo la logica rispetto alle strade, i corsi d'acqua uniscono, non tagliano, le strade invece tagliano completamente. Quindi staremo a parlare di un mondo e anche di una nostra interiorità completamente diversa. Io credo proprio di sì, credo proprio che tu abbia ragione, la penso come te. È chiaro che un fiume, poi il Brenta è un fiume, il Piovego io l'ho definito fiume, ma è un canale. Ma il fiume è sempre una presenza identitaria in un posto. Il fiume scorre, è vivo e quindi attraversa appunto varie culture, varie usanze, varie lingue. Territori differenti, paesaggi differenti, ma unisce in questo senso. E laddove scorre crea un'identità, perché il fiume è sempre stato a stretto contatto con le persone che popolano una geografia, ancorché limitata. Le persone hanno sempre utilizzato il fiume, lo hanno sfruttato, ne hanno tratto dei benefici, ma hanno sempre imparato a restituire al fiume in forma di gratitudine. Questo gli antichi lo sapevano. E quindi sapevano che il fiume andava rispettato, così come lo sapevano per le foreste e in generale per tutto il rapporto tra uomo e ambiente. Oggi noi abbiamo purtroppo rinunciato a questo scambio, a questa interrelazione, e stiamo prendendo dalla natura tutto, non solo gli interessi, anche il capitale stiamo intaccando. E questo vale anche per i fiumi. E conseguentemente abbiamo considerato i fiumi come qualcosa di non necessario alla nostra cultura, alla nostra vita, alla nostra società, e li abbiamo solamente sfruttati, utilizzandoli spesso addirittura come discariche a cielo aperto, oppure ultimamente anche prevedendo nei fiumi iniziative che sono esclusivamente ludiche, basate su offerte turistiche o appunto di sportive che trasformano i fiumi in Luna Park. Anche questo è sbagliato. Non dobbiamo andare da un estremo all'altro, dobbiamo sempre lasciare qualcosa anche al fiume nel rispetto che dobbiamo a questo corso d'acqua, perché ci rappresenta, come dicevo prima. Questa storia Savana Padana non sarebbe la stessa storia, non sarebbe lo stesso romanzo se non fosse ambientato in questo contesto, che è un contesto per certi versi estremamente contraddittorio, no? Nelle forme sociali che in qualche modo si sviluppano qui. In queste contraddizioni emergono addirittura delle situazioni grottesche, perfino western, che sono comunque tipiche di alcune realtà sociali che si sono sviluppate dalle nostre parti, insomma, qualche anno fa, qualche decennio fa, che però hanno a che fare anch'esse con questo paesaggio, con questo territorio e quindi con i fiumi. I fiumi sono stati utilizzati appunto da bande di criminali anche per annegare le persone, anche per seppellire
negli argini cose che dovevano essere nascoste come le furtive. Insomma, questa è cronaca, non mi sono inventato nulla fondamentalmente. Sì, una vera e propria mafia, viene definita mala in maniera impropria, ma abbiamo avuto la mafia in Veneto in maniera molto netta. Proprio in questi giorni c'è stata la ricorrenza della morte di Cristina Pavesi, che era incolpevole, ma quando mai si è colpevoli di fronte a qualcuno che ti spara, non lo so, neanche se sei un criminale, sei colpevole di essere così pronto a morire. Vabbè, altra considerazione. E quindi veramente ci sono state tantissime vittime legate a questa mafia che noi abbiamo avuto, con delle caratteristiche è stata definita con sentenze vera e propria mafia. Quindi chiamarla mala o ad altri termini è una diminuzione di quello che effettivamente è avvenuto nel nostro territorio, a casa nostra, quindi non molto lontano. Ecco, tornando al romanzo, io l'ho trovato, l'ho letto un paio di anni fa, l'ho riletto proprio in occasione di questo incontro che abbiamo adesso e ci ho trovato nuove interpretazioni, l'ho trovato veramente interessante, sì, grottesco, anche esagerato in alcuni punti, volutamente, presumo. Certo, iperbolico, iperbolico. Esatto, cioè si esagera, ma per esempio in questo romanzo non c'è sostanzialmente la giustizia, che la giustizia a sua volta è corrotta, per cui ha le sue magagne, le sue caratteristiche negative, poi, quindi i personaggi che in qualche maniera hanno delle caratteristiche positive sono volutamente, anche questo sia, credo sia voluto, ai margini per lasciare spazio a un passaggio di persone che hanno vari livelli di corruzione, di malavita. Quindi, e ho trovato molto interessante il finale, rileggendolo proprio, l'ho anche interpretato in questa maniera. Non diciamo come finisce il libro, ovviamente per lasciare spazio alle persone che vogliono leggerlo, perché è veramente interessante e bello, ma al finale rappresenta una sorta di vero e proprio lavacro di quello che sono tutti queste malefatte, ecco, che avvengono e che sono parecchio, parecchio, insomma, frequentate da vari livelli di persone che sono persone locali e persone meno locali, diciamo così, varie Ma etnie. guarda, sì, Savannah Padana è stato definito da un critico del Sole 24 Ore un polenta western. Polenta western proprio perché è ambientato qui. E effettivamente, come hai detto anche tu, tra i personaggi si può simpatizzare per qualcuno, ma dal mio punto di vista non si salva nessuno. Nel senso Certo. che tu parli di vari livelli di criminalità o di delittuosità, ma effettivamente non si risparmia e non si salva nessuno. Ma questo lo si può intuire fin dal titolo del romanzo, perché effettivamente siamo di fronte a degli esseri umani che non conoscono alcun valore etico, non conoscono alcuna pietà e si muovono esattamente come i grandi predatori della savana, si muovono sul territorio pensando soltanto a nutrirsi della preda o ad aggredire o a fare i propri interessi, ecco. Quindi Raffare. siamo a fare affari, ovviamente sporchi, ovviamente criminali. E quindi questa era un po' l'iperbole, no? Con la quale si voleva rappresentare, ma anche ridendoci su, insomma, in forma appunto grottesca e comica per certi aspetti, quelle che sono certe relazioni, certe situazioni, no? Sociali. Che ho visto anche da bambino in questa terra. E di conseguenza in Savana Padana, appunto, non si risparmia proprio nessuno. E il finale, come dici tu, è effettivamente una sorta di catarsi, un lavacro, che probabilmente qualcuno potrebbe pensare è invocato e decretato
da Sant'Antonio che viene vituperato per tutta la vicenda, per tutta la storia, attraverso questa statua che è oggetto di furti, di vendette e di quant'altro, e poi alla fine effettivamente ci penserà lui a risolvere la faccenda, probabilmente con uno dei suoi miracoli. Ecco, questo era un po' il senso che volevo dare a questa storia, perché se lasciamo tutto in mano agli uomini, beh, forse non c'è molta speranza di cavarsela o di trovare una giustizia terrena, come dicevi anche tu. Allora a quel punto interviene la mano del santo e decide di fare piazza pulita, o comunque trovare lui la soluzione più adatta di fronte a dei personaggi così, così cruenti e anche deficienti, ammettiamolo, perché siamo di fronte a delle persone di una deficienza intellettuale notevole, e anche questo li rende simpatici e divertenti, perché diventa proprio ridicola la situazione, no? Se non fosse che molte persone sono purtroppo davvero così e le abbiamo intorno tutti i giorni. Sì, sì, sì. Sono personaggi teatrali per molti versi. Ma sì, devo dire che infatti... Anzi, c'è la dimostrazione che poi... Sì, ha avuto spazio a teatro questo libro. Sì, Savana Padana è stato portato sul palcoscenico da un regista molto bravo, che è anche un attore famoso, si chiama Stefano Scandaletti, padovano di origine, e con una produzione del Teatro Stabile del Veneto abbiamo portato in scena Savana Padana con quattro attori straordinari. E io spero che presto si possa rivedere, perché anche questo spettacolo, a causa del Covid, come tutti gli spettacoli teatrali, purtroppo ha dovuto fermarsi, e rimettere in moto uno spettacolo, una produzione con una tournée non è così facile come accendere o spegnere l'interruttore della luce o aprire o meno un negozio o un bar. Portare fuori uno spettacolo è molto più difficile. Speriamo di poterlo rivedere presto sulle scene, anche perché ha dovuto fermarsi proprio nel momento in cui stava riscuotendo un grandissimo successo di pubblico e di critica. Beh, questo però non è l'unico libro che tu hai redatto, perché ne hai scritti molti altri, penso una decina, o sbaglio? Sì, sì, una decina di romanzi, sì. E venendo, come dire, anche più... mettendo più a fuoco quello che è il nostro incontro, sono proprio romanzi nei quali è sempre, sempre molto presente, importante, come dire, la relazione, no, tra uomo e ambiente, e nelle sue trasformazioni, soprattutto nelle sue interpretazioni realmente paesaggistiche. Cioè le ambientazioni dei miei romanzi non sono mai delle cornici, degli spazi semplici dove si muovono i personaggi, ma sono essi stessi dei personaggi veri e propri. Determinano effettivamente le azioni, i caratteri e le psicologie dei personaggi. Che si tratti di L'anima della frontiera, ambientato in Val Brenta, dove appunto il fiume ha un ruolo importantissimo, o che sia La pelle dell'orso, dove il torrente Codalonga addirittura in quel territorio è sostanzialmente un confine antico tra la Serenissima e l'Austria, o che siano altri racconti. Un romanzo addirittura l'ho intitolato Bacchiglione Blues ed è ambientato lungo il fiume Bacchiglione, ovviamente, ma anche tutti gli altri miei romanzi sono fortemente incentrati in questo rapporto che c'è tra umano e non umano, e i fiumi in questo senso rivestono un ruolo fondamentale sempre. Questa localizzazione, diciamo così, il trattare sui tuoi romanzi tematiche molto locali, cioè quello che si vive, hanno avuto un senso nella diffusione dei tuoi libri anche all'estero? Perché ho visto che ci sono state parecchie traduzioni, una decina, 10-12 traduzioni di libri all'estero. C'è un collegamento, oppure il fatto è talmente locale che è comunque un fatto mondiale?
Ma è una bella domanda questa, per la quale non ho chiaramente la risposta, però mi verrebbe da dire che a volte è proprio raccontando una geografia particolare che si attrae la curiosità anche di chi quella geografia non la conosce o da quella geografia vive lontanissimo. Per esempio, L'anima della frontiera, che è appunto un romanzo che fa parte di una trilogia dal titolo Senza Patria, che potete trovare negli Oscar bestseller di Mondadori. È una trilogia che inizia proprio in Val Brenta e non c'era mai stato un romanzo importante ambientato da quelle parti. E pensate che questo romanzo è stato tradotto in tutto il mondo, questo è un motivo di orgoglio, cioè in Australia, negli Stati Uniti, in Canada, in Brasile ci sono lettori che hanno la possibilità di leggere questa storia con delle ambientazioni precise e specifiche sulla Val Brenta e sull'altopiano di Asiago e sul Grappa. Questo è molto bello, per me è molto motivo di grande orgoglio, ovviamente. Qualcuno di recente mi ha detto che io sono l'unico scrittore vivente che racconta il Veneto a tutto il mondo. E questo per me è davvero bellissimo, insomma, ne sono fiero. Straordinario orgoglio, ma non solo per te, anche per noi veneti. Cioè, voglio dire, c'è un orgoglio in questa cosa che deve essere patrimonio di noi Ma veneti. patrimonio non lo so, però è chiaro che avere, come dire, la gioia, no, di poter raccontare la propria terra. Ancorché in forma ovviamente narrativa e quindi di fiction, però le ambientazioni sono sempre realistiche, verosimili, le storie sono inventate, ma le ambientazioni sono anzi minuziosamente ricostruite nei toponimi. Quindi, insomma, vedere che raccontare la propria terra funziona anche nel resto del mondo, per me è chiaramente molto bello, sì, sono orgoglioso di questo. Bene, bene, siamo anche noi orgogliosi di questa cosa e felici. Ecco. Una domanda, diciamo, dal tuo punto di vista, un'associazione come la nostra, come Alessandro parlava prima dei contratti di fiume, cosa può fare di concreto rispetto alle attività di sollecitazione, di presentazione delle attività? Della necessità di rispettare i corsi d'acqua. Cosa possiamo fare di concreto? Mi fa piacere che ci sia il cane. Io il mio l'ho messo nell'altra stanza, così non l'ho sentito senz'altro. Ma cosa possiamo fare? Le cose da fare sono molte, ma in realtà mi pare che voi siate davvero molto attivi, quindi in realtà sono io che dovrei chiedervelo. Cos'altro si può fare? Non cosa si può fare, cos'altro si può fare? Io credo che sarebbe molto importante, come associazione Brenta Sicuro e come tante altre associazioni che si occupano di questi temi ambientali, sarebbe molto importante riuscire a creare delle reti anche con gli istituti scolastici e con appunto gli uffici scolastici provinciali. Credo che bisognerebbe ricominciare a tessere dei rapporti con gli insegnanti di geografia, di scienze, di letteratura, perché in realtà dobbiamo avere un approccio sistemico a questi argomenti. Purtroppo, se noi parliamo soltanto di biologia, di scienze, di geografia nei rispettivi comparti, facciamo in modo di rivolgerci soltanto alle persone che si occupano di quello. Invece noi abbiamo bisogno di sensibilizzare più persone possibili e per fare questo abbiamo bisogno di uno sguardo complesso, articolato, a cominciare dalla scuola. In questo senso la multidisciplinarietà è importantissima. E la geografia e la letteratura si possono raccontare queste cose, si possono raccontare i problemi ambientali. Io, nei Prati dopo di noi, che è il mio romanzo più recente, ho affrontato il tema dei cambiamenti climatici e ho raggiunto un numero di lettori, per mia fortuna, molto più ampio di quello che avrei raggiunto scrivendo un saggio scientifico sugli stessi temi. Avrei finito per rivolgermi soltanto all'accademia o a un gruppo ristretto di una comunità chiusa che già si occupa di quei problemi. E
la letteratura, la narrativa offre questa possibilità straordinaria, che è quella di raggiungere un grande pubblico. E questo grande pubblico può essere educato attraverso un romanzo. Un romanzo può offrire delle domande, magari non delle risposte, ma delle domande, degli stimoli. E quindi quello che fate voi adesso, anche attraverso queste trasmissioni, questo format è importantissimo, con la speranza di raggiungere un pubblico importante. Ma è importante, come dicevo, entrare nelle scuole, è importante fare delle iniziative sul posto, fare degli incontri lungo i fiumi, anche delle iniziative culturali, di riflessione, per far vedere che il fiume è un luogo di incontro. Non lo è solo la piazza cementificata, lo è anche il fiume. Abbiamo degli argini o delle golene meravigliose che devono essere, secondo me, mostrate al pubblico, magari attraverso delle iniziative che veicolano le persone lì per un altro motivo e poi lì si approfitta per spiegare la bellezza e l'importanza che i fiumi hanno anche nella nostra vita quotidiana, quotidiana, non astratta o culturale. Questo noi dobbiamo fare, perché un fiume sano, un fiume pulito è un fiume che in qualche modo dà sanità e pulizia anche alla nostra società. Quindi un fiume deve essere vissuto tutti i giorni, cioè Assolutamente. non si deve vedere, per esempio noi con le auto i fiumi nei ponti li attraversiamo in velocità e tendiamo a non vederlo se non quando c'è il problema, cioè la piena, ecco sostanzialmente è questo che Oppure, certo Marino, ci oppure preoccupa, tu quello sì. pensa, oggi noi crediamo il 99% delle persone che va sul fiume, non va sul fiume, va sugli argini per correre, per andare in bicicletta, ma è come se il fiume non esistesse, cioè utilizza, come dire, utilizza un aspetto del fiume che è importante per carità, perché vivere un fiume significa anche vivere gli argini nella loro struttura. Però è importante anche fermarsi e organizzare delle cose lungo il corso d'acqua. Non c'è dubbio. Proviamo a sentire Alessandro Campioni di Amici del Piovego se è disponibile, se la regia Volentieri. cortesemente prova a metterci in comunicazione. Quindi vediamo se c'è, perché è una delle nostre ospiti telefonici di oggi, sperando sia in linea. Sì. Grazie. Sì, ricordiamo che Amici del Piovego svolge una funzione straordinaria sui corsi d'acqua. Pronto? Sì, buonasera Alessandro, siamo a Pillole d'Ambiente con Matteo Righetto. Buonasera a Ciao, tutti. ciao, ciao. Stavamo Buonasera, parlando della buonasera Alessandro, ciao. Buonasera, ciao dell'importanza. Matteo. Tutto bene? Sì, bene, stavamo Come? parlando dell'importanza di vivere i corsi d'acqua, di utilizzarli, amarli tutti i momenti, non i momenti episodici. E voi, come Amici del Piovego, mi sembra che questo ruolo lo svolgiate appieno. Sì, abbiamo dei progetti in atto perché siamo convinti appunto che non ci sono dei sistemi, come dire, di salvaguardia, no, scissi dalla fruizione di quei luoghi, non li si può tenere in una bolla isolata, così da soli. Tanto perché sarebbe insostenibile ovviamente anche dal punto di vista economico e poi perché non avrebbe nessun senso, cioè i luoghi sono fatti per essere frequentati chiaramente in maniera consapevole e sostenibile, però assolutamente per essere utilizzati. Matteo, su questi temi qui poi dell'utilizzo dei territori è bravissimo e ha raccontato cose straordinarie. Certo, i Pronto? vostri Siete ancora? progetti come stanno proseguendo? Cosa avete in questo momento? Con grande lentezza, perché in realtà questi temi qui, proprio questi nello specifico di cui stiamo parlando,
non, come dire, fanno molta fatica a fare strada all'interno delle amministrazioni. Tanto perché questi territori, soprattutto gli spazi d'acqua, come tu sai benissimo, sono dal punto di vista normativo ed amministrativo scomposti nell'amministrazione in vari enti. E questo è il primo effetto devastante che rende tutto complicatissimo per qualunque tipo di applicazione. Secondo è che questo tema della fruizione, nonostante in realtà tutto il mondo ne parli e esistono esempi praticamente dovunque di buone pratiche nell'utilizzo di questi territori, qui almeno vedo nel Padovano, ma non mi sembra che, come dire, poi in generale nel Veneto siamo messi tanto meglio, fanno molta molta fatica a prendere piede, e portare avanti dei progetti di questo tipo ti fa diventare una specie di esploratore di luoghi sconosciuti dal punto di vista ovviamente normativo ed amministrativo, e chiaramente diventa difficilissimo perché poi come dire, pare sempre che si voglia convincere l'amministrazione a fare qualcosa che non vuole fare, che comunque non conosce, e quindi tutto quello che non è conosciuto, insomma, diventa una gran fatica. Certo. Poi nello specifico, ecco, se avete voglia io vi parlo volentieri di quello che invece siamo riusciti a mettere in campo, però non vorrei rubarvi troppo tempo nella trasmissione. No, beh, qualche minuto ce l'abbiamo ancora a disposizione. Sì, noi siamo riusciti a mettere in campo un progetto sperimentale che mette insieme la parte ambientale e la parte sociale, utilizzando dei costrutto in convenzione tra più soggetti, nella quale si riesce a gestire la parte, diciamo, arginale e anche la raccolta rifiuti, soprattutto nei corpi flottanti o comunque di buona parte di quello che si trova nei canali cittadini urbani, attraverso una cooperativa sociale che utilizza persone fragili, diciamo così, dal punto di vista sociale, quindi ex tossicodipendenti, ex detenuti, semplici disoccupati, migranti. Lo sottolineo in particolar modo perché è molto difficile inquadrare i migranti all'interno del sistema normativo italiano, ma è anche perché proprio in conseguenza di questo diventano molto più fragili degli altri, nel senso che sono persone che hanno già ricevuto il nulla osta a stare sul territorio italiano e quindi di conseguenza diventano più fragili, nel senso che rispetto ai richiedenti asilo, questa è una cosa che non è proprio chiara a tutti, non hanno nessun, come dire, nessun tipo di tutela, e questa cosa qui appunto li rende poi facile bersaglio magari per pratiche non chiare o comunque, se non altro, li lascia, ecco, nell'abbandono più totale, mentre invece seguendo questi percorsi poi loro riescono anche a ottenere una formazione, una specializzazione, perché questo progetto utilizza delle tecniche di intervento che sono state studiate insieme all'Università di Padova, in particolare con un gruppo di sperimentazione di ingegneria ambientale, della facoltà di ingegneria ambientale, e quindi è il tipo di attività che fanno non è di generico gestione del verde, ma una metodologia molto specifica che privilegia l'intervento manuale. Anche qui si aprirebbe poi un tema sull'intervento del verde in generale, ma in particolare nelle aree di questo tipo di modalità di intervento, che è molto interessante, ma anche qui non vorrei aprire universi troppo larghi. Universi paralleli. Alessandro, grazie molto del tuo intervento. Grazie a voi. Sai che la nostra associazione opera nel mondo, anche se piccola, per carità,
opera nel mondo, per cui siamo a disposizione per ogni collaborazione. Quest'anno abbiamo organizzato, proprio con grande attenzione rispetto al tema pandemia, dei concerti proprio lungo i nostri argini. Abbiamo fatto iniziative musicali, abbiamo tentato di tenere alta l'attenzione. C'è il tema importante del completamento dell'idrovia, che purtroppo si è completamente bloccato. Che dovremo riprendere, assolutamente. Eh sì. E ovviamente c'è il tema della manutenzione dei nostri corsi d'acqua, degli argini, che è importantissimo. Certo. Per cui noi su questi temi ci siamo e teniamo dura la posizione e ci sentiremo per altre mozioni, per altri documenti, perché serve proprio ogni tanto un richiamo a tutti i livelli. Molto volentieri. Vi ringrazio dell'ospitalità e vi auguro buona continuazione a voi. Grazie, Alessandro. Ciao, a presto, grazie. Bene, a questo punto cosa dici? Hai ancora qualche minuto a disposizione? Proviamo a sentire. Guarda, io molto brevemente rispetto all'intervento del presidente degli Amici del Piovego, mi verrebbe da dire che da quando lui riveste il ruolo di presidente presso quell'associazione si sono viste delle iniziative davvero importanti e di valore. Alessandro è una persona di grande sensibilità culturale, ambientale e anche geografica, e devo dire che sta facendo delle cose bellissime anche proprio nella promozione della voga alla veneta, che è un esempio di come noi possiamo, senza spirito competitivo, senza aggressività, no, ludica, vivere il corso d'acqua con equilibrio e con una grande consapevolezza ambientale. Poi lui diceva questo, che a volte c'è la sensazione da parte di chi si occupa di questi temi e di queste associazioni di dover quasi, no, convincere umilmente un'amministrazione dell'importanza di queste iniziative. Ma vedi, Marino, questo è il vero paradosso, che è inaccettabile. Cioè, dovrebbero essere le amministrazioni, si dovrebbero fare campagne elettorali su questi temi, si dovrebbero veramente educare i cittadini e dire cose davvero importanti sui nostri fiumi e sul nostro ambiente. Invece viene proprio relegata ai margini degli interessi, dell'agenda politica, delle iniziative durante le amministrazioni, durante i mandati di questi amministratori. Non ci si rende conto, come dicevo all'inizio del nostro collegamento, che i fiumi sono parte della nostra vita, sono parte di noi. È come se noi rinunciassimo a utilizzare una mano, no? Questo è veramente un atteggiamento di una stupidità che viene sistematicamente, quotidianamente dimostrato dalla nostra politica, da chi dovrebbe rappresentarci anche a livello locale, che è inaccettabile, ma davvero non abbiamo ancora capito e non abbiamo ancora imparato negli ultimi 50 anni l'importanza che hanno i fiumi e che ha l'ambiente circostante per la qualità della nostra vita, la qualità della nostra vita. La qualità della vita dei nostri bambini, dei nostri figli, delle nostre relazioni. Questo lo si deve comprendere, invece no, abbiamo ancora questa sensazione, che non è una sensazione, è una certezza, per cui dobbiamo faticare a convincere le amministrazioni, anche quelle piccole, su certi temi. È veramente una cosa che mi sconvolge. Sì, manca la cultura di base. Noi, in effetti, come associazione, in primavera faremo un corso culturale all'interno delle ville itinerante per far conoscere il territorio, la storia, quella che è la parte importante di un territorio che è splendido, che è la Riviera del Brenta. E questo vorremmo farlo anche agli amministratori, proprio per dare delle Sì, informazioni ecco. e un'educazione che ci sembra veramente importante. E lo faremo a dispetto del costo, che sarà molto superiore a quello che porteremo a casa come iscrizioni, perché i giovani sotto i 30 anni faremo un trattamento del tutto particolare vicino alla gratuità. Quindi uno sforzo dal punto di vista proprio
organizzativo, ma soprattutto di impegno nostro, che ci porterà a spendere dei soldi, non a portarne a casa. Quindi noi veramente siamo focalizzati. E abbiamo appena terminato un corso ambientale itinerante per far conoscere le aree umide, i boschi, magari degradati, magari non conosciuti, perché in molti casi abbiamo trovato delle zone nemmeno conosciute dalle amministrazioni locali, e che ha avuto un gradimento incredibile. Cioè abbiamo trovato un gruppo veramente affiatato di persone che certamente tornerà con la prossima edizione che faremo in primavera su altre aree e sempre sul nostro territorio padovano e veneziano. E sempre, mi permetto di dire, Marino, sempre legato al tema e al biotopo del fiume, dovremmo fare delle campagne per ripristinare dei boschi di pianura, dei boschi di pianura che ormai mancano e facevano parte del paesaggio veneto. Sì, ma questo, per esempio, nel comune di Campolongo Maggiore Pio di Sacco c'è un'area che si chiama Brenta Secca, che deriva dall'ultima diversione del Brenta, il Brenta di Cunetta, e questa era un'area umida che oggi è diventata, cioè c'è un campo in mezzo, quindi è stata tagliata in due. E man mano si restringe sempre di più, per cui fra qualche anno ci troveremo con un'area che diventa praticamente ad uso agricolo. Al momento è vincolata, però c'è veramente il rischio che scompaia. E noi stiamo facendo di tutto perché venga valorizzata. Purtroppo su quell'area c'era un progetto molto importante di un parco archeologico ambientale che non si è realizzato per insipienza di amministrazioni provinciali e comunali. Perlomeno lo si valorizzi dal punto di vista di area umida o area di laminazione, potrebbe essere utilissimo per l'agricoltura, nel caso di piene, quindi ha tutte le caratteristiche, ma non è l'unica che abbiamo visto in questo corso, per cui è nostro compito proprio far conoscere queste aree che hanno poco significato dal punto di vista dell'utilizzo. E ne hanno tantissimi invece dal punto di vista ambientale. A questo punto io mi metterei in comunicazione con Andrea Scarso, che è il nostro secondo ospite telefonico e che fa parte del gruppo musicale del Fireplace, che ha creato la canzone per noi e che è vicinissimo alle nostre attività. Noi siamo vicinissimi come associazione alla sua musica, che è sempre improntata al blues, al folk irlandese. Quindi vediamo se riusciamo a metterci in Sì, tieni conto, comunicazione. Marino, che io ho ancora pochi minuti. Sì, certo, noi diciamo che potrebbe salutarti, dopodiché ti liberiamo, insomma, visto che hai poco tempo a Anda? disposizione. Sì, Caterino, Andrea, ciao. Eccoci qua. Come Ciao. trasmissione siamo con Matteo Righetto e stavamo discutendo l'importanza, per carità, dei suoi libri, bellissimi. Io ho appena riletto, Savana Padana, che è un libro veramente che consiglio a tutte le persone che ci seguono, ma la correlazione stretta che c'è fra territorio nostro, ambiente, corsi d'acqua in particolare. Visto che tu sei il creatore con il tuo gruppo della canzone Dirty River, volevo così un tuo intervento da questo punto di vista. Matteo Righetto dovrà salutarci tra qualche minuto, ecco perché deve scappare. Quindi se vuoi dargli un saluto e intervenire tu su questo tema, che oramai condividi con noi. Buonasera Caterina. Guarda, ciao, come state? Come stai? Bene, 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 grazie. Tu? bene. È la fine del mondo. Sì, dai, guarda. Se andasse mai così, metteri la firma. Allora, no, io pensare, no, che come al solito, ormai sono abituato a pensare sempre in rima. Per cui, immaginando un ipotetico presepe, immaginavo appunto tutte quante le varie figure, e dopo, tesora, un angelo, ma un angelo senza piume, magari solo col coso, un angelo senza piume che fa rima con torse a cuore e condizioni degli argini del fiume.
Quindi mi immagino, veramente mi piace pensare che in un presepio, in una rappresentazione così, chiamiamola sacra, dal mio punto di vista, vi sia per una volta non i pastori, non tutta la serie di roba appartenenti a storia, a tradizione, ma che sia veramente delle persone che col suo agire, col tempo che dedica, col tempo libero, quindi proprio sottratto anche ad altre mie robe che in realtà li potrei tranquillamente fare, pure sbattendosene li potrei fare, invece non io fa, perché dice che 2, 3, 4 ore ogni tot io fa questo tipo di azione qua, per cui un angelo senza piume che se tu è cura degli argini e del fiume. Quindi mi piace proprio immaginare proprio che proprio di fronte a grotta che sia quelli del Brenda Sicuro che magari per assurdo tira su anche magari della roba che altri visitatori ga perché per il civiltà a volte anche per fatto che fai roba qua testa paradia. Bello. Perché sì, perché alla fine veramente non serve tanto vergere i baci perugina e leggere frasi d'amore. Mi credo proprio che il più bel gesto d'amore sia quello di una persona, chiamiamola silenziosa, che anche o fa anche abbastanza in penombra, senza bisogno di grandi riflettori, senza dire una cosa, e che però assesta di volta in volta delle azioni molto importanti per la cura del territorio. E parliamo come una specie di roba immediata per quanto riguarda la pulizia. Se la vanno più profondo, anche se anche una strategia e una sensibilizzazione per aspetti molto più ampi, però che in ogni caso l'azione del singolo si riflette sul benessere della comunità, e credo che non che sia se che creiamo una specie di sillogismo, non che sia un gesto d'amore più grande di questo tipo di gesto qua. Belle parole. Il 6 novembre eravamo assieme all'auditorium di Piove di Sacco a Sant'Anna. Io faccio una riflessione, ma è una sorta di promessa. L'idea e l'intenzione proprio concreta è quella di riprendere quell'iniziativa in almeno due o tre altre località del nostro Veneto. Ti piace l'idea, Caterino? No, ma questo qua è l'aspetto ludico che in cui mi praticamente me ritrovo proprio me ritrovo perfettamente, e per cui so, sai che sono sempre al vostro fianco e me butto proprio a capofitto. Non solo ludico, perché abbiamo dato dei contenuti anche insomma di musica. È una questione che per me è dando che l'importanza molto importante, cioè proprio importanza focale al gioco, quindi al ludus, se non c'è mai una roba, come dire, minuti butta via, ma è proprio una roba dove che si crea squadra, dove che in qualche modo si crea coesione, e se riesce in qualche modo anche attraverso un metodo inusuale che non c'è, le parole dite da una cattedra, dal microfono, a trasmettere di messaggi molto molto importanti. Certo, questo è vero. E non so se Matteo abbia ancora qualche... Te dirò di più che sarà bellissima, perché come che ti avevi visto ieri al coso, ieri al di fare volontariato con i ragazzi del Germoglio domenica, e la signora è venuta proprio a passo veloce verso di me, ha detto posso disturbarti un attimo? Mi dico, guarda, perfetto che finisce un attimino di fare questa roba qua e dopo arrivo da te. Tempo nemmeno che ho finito. Mi ha detto, guarda, mi voglio assolutamente ringraziarti perché il 6 novembre ero là e non lo conoscevo Volti, non conoscevo Marghiri, ma veramente porto ancora l'emozione di che serata viva nel mio cuore. Per cui diria che a fine anche questo, se vogliamo, nel nostro piccolo crea una sorta di proselitismo. Certo, ha un forte significato questa cosa, veramente. Bene. Capito, quindi per questo mi dico che sì, è il gioco, componente del gioco,
ma non sei un gioco fino a se stesso, non sei dei pezzetti dell'ego buttate qua idea, ma che sei proprio l'idea di costruire un qualcosa di concreto, un qualcosa che oltretutto non si sviluppa nel giorno stesso, ma in qualche modo si proietta anche in un ipotetico futuro. Certo. Va bene, grazie Caterino. Madonna, parole... il profortuno che ho parlato, abbraccio, specialista ne preparare un discorso del genere. Le parole che contengono futuro, cioè le frasi che contengono futuro hanno un significato, vuol dire che si sta progettando, si sta pensando. Ma guarda che però, non so, adesso chiudo perché veramente dopo mi emoziono di solo. No, ma nel senso che però non c'è solo parole, c'è chiaro, è molto importante questo. Perché non c'è parole, cioè non c'è, specialmente in Italia, non c'è anche troppa gente che parla. Certo. E a fine invece in realtà chi che progetta, cioè chi costruisce il futuro, posando pian pianeo piccoli mattoncini, che ne è veramente pochi. Per cui io dico sempre a Marino, io dico a tutti quanti, lunga vita al comitato Prendersi Cura e a tutte le realtà che in qualche modo simili nelle modalità e nello scopo. Bene, grazie infinite Caterino, grazie. No, grazie a voi anche ragazzi, perché mi dico le robe, tasso e lodi, cercano di portare all'evidenza con che poca dialettica che ho, due cose così, ma alla fine quello che conta è che vuoi non muoia mai un punto, che non si fa mai, che trova sempre nuova forma di ispirazione e di aggregazione. Certo, Brenta Sicuro si prende l'impegno di continuare in questa battaglia, che è una battaglia durissima per quanto riguarda le manutenzioni, il completamento di idrovia, il rispetto del territorio, la valorizzazione. A febbraio o marzo abbiamo per esempio un rilevamento della qualità delle acque del Brenta, che faremo assieme ad Arcaluna, quindi un'imbarcazione costruita con materiali di recupero. Poi coinvolgeremo ancora te per queste iniziative, ci vedremo spesso, se Matteo Righetto sarà disponibile coinvolgeremo anche lui. Volentieri. Sì, sì. No, comunque tutto va piccole, come le cose, come le famose costruzioni, questi decadenti. Marino, scusa, ma io ti devo salutare perché ho un impegno. Certo. Sì, ciao. Ti ringrazio. Grazie. Tutti quanti e avanti così, forza. Va bene. Assolutamente sì. Sì, sì. A questo punto chiudiamo in bellezza la trasmissione e quindi ci salutiamo. Ecco. Quindi il tempo a tua disposizione è terminato, ma anche quello della trasmissione fondamentalmente. E io invito tutte le persone a seguirci ogni giovedì. Saremo giovedì prossimo, abbiamo una puntata molto interessante, poi andremo con un buon anno, quindi ci facciamo gli auguri e l'impegno è quello di coinvolgerci tutti in iniziative che riguardano il nostro ambiente, il nostro territorio, i nostri corsi d'acqua. Grazie e buona serata. Grazie, buona serata. Grazie, grazie, grazie a voi, grazie di cuore. Dirty river, this poison weaver, tries to be